stato inaugurato il 16 febbraio a Reggio Emilia è Sedi Factory, un nuovo spazio di formazione sui linguaggi espressivi e creativi, un centro di produzione artistica per giovani under 35. La struttura, in via Brigata Reggio, ospiterà la storica sala prove, studio di registrazione Studio Sels, postazione di coworking, spazi per seminari, incontri, eventi, rassegne e tre aule attrezzate per laboratori di teatro danza, foto video e arti grafiche. L'intervento, realizzato dal Comune di Reggio Emilia, è uno dei 32 progetti di riqualificazione degli spazi finanziati dall'Assessorato alle politiche giovanili della Regione, con il bando 2018 legato alla legge regionale. Stasera inauguriamo la Sedi Factory, sono 1000 metri quadri che regaliamo alla città per gli artisti e per i giovani. Ci sono tantissimi laboratori creativi, questo è un laboratorio dove si studia, ci si forma, dove si possono avere delle opportunità, perché artisti non si nasce ma si diventa allenando i talenti. E quindi siamo in questo spazio, che è lo spazio del co-working, dove crediamo che arriveranno anche tanti studenti universitari a studiare e incontrarsi. C'è lo studio Sels, la mitica sala prove di Reggio Emilia, dove tanti artisti, tanti cantanti sono passati. E poi ci sono tantissimi laboratori di teatro, di danza, di musica, dove crediamo che gli artisti arriveranno, si incontreranno, si conosceranno e magari potranno avere delle opportunità insieme. Siamo davvero molto orgogliosi, perché crediamo che da qui si riparta per costruire la Reggio dei giovani e della creatività. Oggi abbiamo inaugurato questo bellissimo spazio, Sedi Factory a Reggio Emilia. È uno dei primi spazi che inauguriamo grazie anche al bando che come Regione abbiamo fatto l'anno scorso, che concorre ad una spesa del circa 70% per realizzare questo spazio, uno spazio multidisciplinare. Noi abbiamo trasformato in questi ormai più di 20 anni, 30 anni quasi, di politiche giovanili, da un approccio che tendeva ad affrontare all'inizio di questo lungo percorso il disagio giovanile prevalentemente legato alle tossicodipendenze, fino a oggi a comprendere che il disagio anche si supera attraverso l'offerta di opportunità, mettere in pratica luoghi di socialità, di incontro, di sperimentazione, di formazione, di co-working, come oggi si dice. E questo è uno spazio multidisciplinare, molto bello, molto accogliente, molto accattivante, e noi proseguiremo ancora in questa strada. Abbiamo altri bandi, altre risorse che metteremo a disposizione dei comuni per poter lavorare insieme anche al ricco mondo dell'associazionismo, come in questo caso con la Papa Giovanni XXIII, che realizza anche appunto la gestione del posto stesso.